Buongiorno a tutti. Innanzitutto io vorrei ringraziare l'Università di Cagliari per aver preso l'iniziativa di organizzare questa giornata seminariale e anche che ha voluto che fosse fin dall'inizio aperta anche ad altri soggetti istituzionali, ad altri attori territoriali. Questo ci dà l'opportunità di chiudere qui in Sardegna un lungo giro di presentazioni di questo primo bando e con un'iniziativa dedicata al territorio sardo. Ringrazio anche il Comune di Cagliari che ha voluto essere presente oggi qui, il Presidente della Regione che per il supporto che ci ha dato in questi anni e che ci auguriamo vorrà darci anche in futuro per consentirci di lavorare sempre meglio. Permettetemi infine anche di ringraziare tutti i miei colleghi dell'autorità di gestione e del segretariato tecnico che in questi anni hanno lavorato con grande impegno e soprattutto con molta dedizione a questo programma, anche con risorse limitate e che comunque hanno dato il massimo per portare avanti nel migliore dei modi possibili la gestione di questo programma. Questo primo bando, sapete, è stato lanciato il 19 luglio scorso e in realtà noi avremmo voluto lanciarlo prima, sappiamo anche che è un bando che è stato molto atteso. Già alla fine del 2016, a dicembre, il Comitato di Sorveglianza ha approvato le linee guida, che poi abbiamo pubblicato anche se in una versione provvisoria sul sito, però in tutti questi mesi abbiamo dovuto attendere la firma degli accordi finanziari tra la Commissione europea e ciascun paese partner della sponda sud. Almeno la firma di un certo numero di questi accordi finanziari, perché come sapete, solo grazie alla sottoscrizione di questi accordi i paesi partner mediterranei possono ricevere i finanziamenti del programma. Finora tre paesi su sei hanno sottoscritto questi accordi, la Tunisia che è stato il primo paese, dove peraltro abbiamo registrato anche un grande entusiasmo per questo bando, la Giordania e la Palestina. Vi aggiungo anche però che il Libano ha comunque concluso le negoziazioni e che ora è già cominciato il processo di firma, che credo venga firmato a livello politico più alto. E quindi questo prenderà qualche tempo, insomma, pensiamo che entro ottobre comunque la firma, l'accordo sia giustamente firmato.